Salve a tutti, sono Diler the Reader e oggi farò la recensione del libro First Impression di Nora Roberts. Vance Banning è il presidente della Riverton Corporation, quindi è molto ricco, ma è stato scottato dalla vita. Sua moglie l'aveva la moglie insomma l'aveva sposato solo per i soldi, è insoddisfatto del suo lavoro, vuole cambiare tutto, vuole ritrovare se stesso e quindi affitta un piccolo cottage in uno sperduto villaggio e ci si trasferisce. Tutto quello che lui vuole è essere lasciato in pace, starsene per conto suo, capire chi è e insomma e ricaricare le pile. Purtroppo non aveva previsto di essere vicino di casa della bella Shane Abbott. Shane Abbott si innamora subito di lui, per lei amore a prima vista. Soltanto che lui non dice ovviamente che è il presidente della Riverstone Corporation, ma dice che è un carpentiere e per giunta disoccupato. Allora lei cerca di aiutarlo e gli dà un lavoro. Lei è una persona molto semplice, è carina, simpatica, dolce, gentile e sono le piccole cose che la rendono felice. Lui invece è molto diverso, è buio, disincantato, anche molto passionale, molto rude e insomma anche se sono opposti, insomma gli opposti si attraggono e quindi insomma i due si attraggono. Anche perché devono sempre passare del tempo in comune perché appunto lei tenta di dargli, lei gli dà un lavoro perché lei infatti tenta di aprire un museo annesso a un negozio d'antiquariato entro il Natale e quindi c'è parecchio da fare. Mentre arriva l'inverno, quindi la neve comincia a cadere e arriva il freddo, il cuore di lei si scalda di passione, il suo si scioglie ed è pronto per innamorarsi di nuovo. Soltanto che c'è il piccolo problema che a mano che i giorni passano e i due diventano più intimi, per lui è sempre più difficile rivelare la verità, ovvero che non è un semplice carpentiere. Riuscirà a dirle la verità, quello che prova, e lei riuscirà a perdonarlo. L'amore trionferà, ok. Allora, questa storia è la classica storia da leggere nell'avvento, proprio ti fa prendere un sacco bene. È molto passionale, ci sono delle scene di intimità, ecco, quindi è il classico romanzo rosa. La scrittura è molto gentile, molto femminile, molto dolce, ci piace. Però questo libro comunque ci dà anche molti insegnamenti. Infatti, li impariamo insieme ai protagonisti. Infatti, questo libro è sul far pace col proprio passato, sullo lasciarlo andare via e sul voltare pagina ed essere pronti a imbarcarsi in qualcosa di nuovo e di meraviglioso. Questo libro ci insegna anche che non conta né il potere, né la ricchezza, né il lusso per essere felici, ma sono appunto le piccole cose che rendono la nostra vita più bella e più felice. E ovviamente non soltanto le piccole cose, ma anche l'amore. L'amore ci rende completi, ci scalda il cuore ed è quello di cui si ha bisogno a Natale, tra le tante cose, insomma, cioè se c'è è meglio, ecco, insomma. Questo libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1984. È costato 17 sterline ed è della casa editrice Romance, ok, di Nora Roberts si può dire molto. Lei è
soltanto, ha pubblicato moltissimi libri, soltanto nel 2005 12 milioni di copie, quindi una cosa incredibile. È stata la prima scrittrice a essere inserita nella Romance Writers of America Hall of Fame per 660 settimane. È rimasta nella lista dei bestseller e ha vinto numerosi premi letterari. Letterari. È importante da dire che suo marito, lei l'ha conosciuto perché lui era un falegname, quindi le aveva costruito un tavolo ed è scoccata la scintilla. E quindi secondo me questo libro è ispirato dalla loro storia, perché anche tra di loro è scoccata la scintilla perché lui l'aiutava appunto con i mobili. Però vabbè, forse no, forse sono chiacchiere da oche, però vabbè, comunque l'ho notato io. E dai suoi libri sono stati tratti numerosissimi film. Lo consiglio perché ci fa prendere bene, ci fa sognare, ci fa credere nell'amore e a Natale è importante. Quindi ottimo, penso che sia stato pubblicato in Italia anche perché lei è famosa ed è stato scritto tanti anni fa. Va bene, con questa recensione è tutto, ciao e alla prossima!